Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti come già fatto per Zucchero. Tra poco andremo a farvi vedere le emozioni, farvi godere le emozioni del preconcerto, così come abbiamo fatto per Zucchero la settimana scorsa con grande riscontro da parte del pubblico. Quest'oggi faremo lo stesso per Biagio Antonacci. Ovviamente con noi, come sempre, Paul Pisani. Ciao, buonasera a tutti. Oggi in straordinaria compagnia anche del mitico super Franco Cecconi. Buonasera, buonasera a tutti. Che ritroviamo dopo qualche mese, per quel che mi riguarda, per cui siamo ben, cioè, in realtà Eravamo con... al Carnevale di Muggia. Esatto, che poi in realtà con Federico avevi già fatto con Tiziano Ferro, se non sbaglio, eravate Sì, in sì, sì. diretta. Invece insieme al Carnevale di Muggia, quindi ci troviamo in versione balneare. Tanto poi come sta procedendo l'organizzazione? Mi sembra tutto molto tranquillo, ancora più tranquillo che per Zucchero, quasi quasi. Sì, beh, è un pubblico molto più adulto, pertanto sì, siamo regolari, insomma, la gente viene con la calma, tranquillità, anche perché c'hai i posti a sedere numerati, pertanto. Si può dire una battuta alla quiete prima della tempesta, dato il concerto di domani? Ma speriamo di no, però sì, beh, domani ci sarà un altro spettacolo, un altro pubblico, un altro genere di pubblico, molto più giovane. Speriamo vada tutto bene, ma così sarà sicuramente. Franco, com'è stato il ritorno a Trieste? Ma io a Trieste ci vengo da 20 anni e è una città che amo profondamente. Quindi quando passo già al bivio dell'autostrada, quando si divide l'autostrada, già mi sento a casa. Mi piace tanto Trieste. Oggi Trieste e Roma 2-2. Io poi Trieste e Franco Cecconi, Riccardo Roma, quindi 2-2, un Due bel pareggio. pari. Allora, stiamo vedendo qua Franco, ovviamente un cestino, cioè piuttosto generoso di bottiglie, di tappi di bottiglie. Come mai ci c'è appunto questa immagine? Come mai vengono sequestrate, si può dire, questi tappi delle bottigliette? Allora, in realtà tutto ha origine dai fatti di Piazza San Carlo a Torino, a seguito dei quali il capo della polizia, allora il dottor Franco Gabrielli, fece stilare una circolare per tutto quello che erano eventi, concerti di massa, per regolamentare sia i flussi di pubblico in condizioni di sicurezza, sia una sorta di controllo preliminare per evitare che oggetti pericolosi potessero entrare nell'area. Ora, gli oggetti pericolosi sono di vario genere. Una bottiglia chiusa è un Piena oggetto d'acqua. piena d'acqua, è un oggetto pericoloso, ma una bottiglia chiusa col tappo diventa anche una sorta di cilindro sul quale si può scivolare. Quindi in caso di deflusso, anche in caso di deflusso L'emergenza è l'emergenza. veloce, Uno può inciamparsi, può una rotolare, farsi bottiglia di quel arrotolare. genere può diventare un oggetto pericoloso per il pubblico. Magari pochi ci pensano a questo secondo aspetto potenzialmente Sì, pericoloso. tutti pensano, ah, Sì, ma io mica gliela tiro la bottiglia al cantante. No, non gliela tiri, ma te la metti vicino ai piedi e se ti devi allontanare rapidamente ci puoi inciampare e scivolare sopra. O qualcun altro può inciamparci e scivolarci sopra, perché diventano proprio dei rulli. Paul, ti vedo oggi molto tranquillo. Vediamo anche che i professionisti della GIS qua dietro stanno operando in maniera come sempre eccelsa. Il deflusso è molto veloce, nonostante i controlli sono molto rigorosi, li stiamo vedendo, non sono solo ciacole, ma vogliamo far vedere concretamente come lavora la GIS, quindi lo stiamo mostrando. Questo denota anche ovviamente professionalità da parte vostra. Beh, diciamo che oggi abbiamo un pubblico adulto, pertanto la gente non porta bottiglie, lattine di Coca-Cola, di Insomma, birra. diciamo che Insomma, se volete. questi sono. È un centesimo di quello che può essere un concerto a Lignano di Ultimo, piuttosto che domani ai Maneskin. Le buste saranno 4 volte tanto e 4 volte di più. Posso garantire che per Sfera Ebbasta ho delle foto che poi magari pubblicherò. Sono arrivati degli spazzini a portare via dopo 2 ore. Ti ricordi, Franco? Cioè, ma era una roba Di tutto. incredibile, di tutto, di tutto. Cosa, Cioè, i ma ragazzini portavano ovviamente bottiglie, birre, bottiglie di vetro soprattutto, no?
Abbiamo sequestrato Spaia Peperoncino, un po' di tutto, ragazzini, quindi si sa che porterà. Anche Cattaneo ogni tanto. E anche, beh, quelli succedevano nei concerti di metal, Iron Maiden e quelle cose là, che qua abbiamo sequestrato l'ultima volta in Piazza d'Italia, mi pare sui 100 kg di catene. Sì, che poi non so cosa vanno a buttare nelle immondizie, ma sì, noi le lasciamo sui tavoli e poi i proprietari se le prendono bene, se no sì. Là cioè, no, siamo custodi di queste cose. A cercare la propria catena, la cosa si sa che non si può portare dentro, le porto questo, però le portano lo stesso e noi non possiamo essere custodi dei beni che lasciano qua, ovviamente. E anche parlavamo dei power bank, sono pericolosi, perché anche questo è un tema, no? Soprattutto le ragazzine, no? Che vengono ai concerti 12 ore prima, usano il power bank. Assolutamente, boh, insomma, ci sono power bank e power bank, cioè i power bank pesano anche un chilo, quelli da 2000 ampere, quelli pesano un chilo, quelli piccoli cerchiamo di non sequestrare, ma quelli grandi purtroppo dobbiamo farlo. Quindi insomma state attenti, insomma, comunque la GIS è sempre pronta e preparata. Allora so che oggi li abbiamo preso proprio in velocità perché siamo a ridosso del concerto, però ovviamente vi strappo la promessa che ci vediamo anche domani sera, ovviamente, perché penso che ci sarà di cosa raccontare. Anzi, magari la cosa interessante sarebbe bello proprio che ci trovassimo all'entrata per fare la differenza tra quello che è andata l'entrata oggi e l'entrata di domani, no, poi. Perché evidentemente così poi uno può fare il raffronto tra un concerto di Biagio Antonacci e un concerto questo è stato argomento di discussione col Ministero dell'Interno per la valutazione dei rischi di ogni singolo evento, proprio la differenza della tipologia di pubblico. Quanto la differenza della tipologia di pubblico, la quantità di pubblico e la destinazione di uso delle aree sia differente da concerto a concerto. Di conseguenza ci sono piani di sicurezza diversi da concerto a concerto. Quindi in poche parole, Franco, non si può fare tutta l'erba un fascio, ma ogni evento andrebbe diciamo prese delle decisioni, no, a seconda appunto della peculiarità dello stesso. Non è che andrebbe, viene valutato tutto prima dell'evento. La gente arriva e si gode il concerto, in realtà non sanno che dietro c'è un lavoro immenso nostro, dei nostri architetti, dei nostri security manager e delle forze dell'ordine, perché noi chiaramente poi sottoponiamo tutto quello che facciamo alle forze dell'ordine, perché poi la parola finale spetta alla questura e alla prefettura. Benissimo, grazie Franco, grazie Paul, buon lavoro e ci vediamo domani. Domani sera. Ciao a tutti, noi facciamo intanto un giro finale e lasciamo Paul e Franco.